Dottore Sergio Bracco, 4 decessi per droga in un mese e allarme in Irpinia. Sicuramente non è un fatto del tutto normale il fatto che ci siano tanti decessi, anche se sono avvenuti in contesti diversi, quindi questo lascia immaginare che non sia una conseguenza della stessa fornitura di droga. No, è comunque la necessità di rivolgere la massima attenzione a questo fenomeno, perché poi porta anche questo. Quindi io ho già avuto modo di dire che non si può sottovalutare questo fenomeno, perché in Irpinia c'è la droga, si consuma e queste purtroppo sono poi le conseguenze di questo fenomeno. Molte famiglie che hanno a che fare con questo dramma, con questa piaga, purtroppo negano l'evidenza dei fatti. C'è scarsa collaborazione anche con le forze di polizia. Eh no, è che ciascuno ritiene che il problema sia degli altri, quindi si interessa poco, rivolge non la giusta attenzione, soprattutto chi ha figli, insomma. Quando vede segnali un po' strani si preoccupi, perché il problema non è soltanto degli altri, ma può essere anche proprio. Intervenire prima sicuramente consente di ottenere maggiori risultati. C'è qualche partita di droga tagliata male in circolazione a questo punto? Beh, ma è difficile dirlo, perché non è soltanto quella la conseguenza di questi episodi così gravi, e poi il fatto che sia avvenuta in contesti così diversi, poi nell'arco di un mese, quindi non credo che si possa affermare una cosa del genere. I controlli sono stati pertanto intensificati su tutto il territorio? No, ma noi ci stiamo occupando moltissimo, questo è un impegno che io ho assunto e che ho reso noto. Io lo ritengo un fenomeno assolutamente grave, del quale non ci si può non interessare, perché le conseguenze che determina sono gravissime, come quello che è successo negli ultimi 2 giorni. Quindi noi ci stiamo impegnando molto in questo settore, perché c'è molto da fare. Purtroppo, ripeto, l'Irpinia non è esente da questo problema. Lei sostiene che la piazza Avellinese è una piazza anomala per quanto riguarda lo spaccio, perché? Anomala perché non c'è lo spacciatore per strada, qui lo spaccio avviene, a parte si vanno tutti a rifornire per lo più a Napoli, Scampia è il luogo, è la meta abituale di questa gente, ma perché c'è un giro più che altro amicale, cioè si conoscono tra loro, se la passano, e devo dire che negli ultimi tempi lo fanno anche con molte cautele e con molta attenzione. L'acquisto delle droghe sul web, un'ultima frontiera? Ma sì, perché ormai si acquista tutto e anche quello, quindi risulta possibile anche in quel modo procurarsi la droga. Non sono aumentate le droghe, ci sono le droghe sintetiche, è un mercato in evoluzione.